Quindi in realtà Maurizio non ha detto perché, ha detto che deve capire perché. No, ma noi vorremmo capire un'altra cosa. Stando alle sue dichiarazioni, non alle, alle nostre interpretazioni, l'anno scorso perde il derby nella maniera che ha perso, l'Inter non ha metabolizzato. Qui prendi il gol dell'1-1 e dice l'Inter in quel momento era in gestione, poi ha avuto un trauma. Ma tu fai l'allenatore dell'Inter. Primo, ti devi chiedere perché è così fragile, evidentemente. Appunto. Secondo, risolvere il problema. Perché una squadra che è così fragile vuol dire che te non gli inculchi quella mentalità. Io ho sentito alla fine del primo tempo l'intervista a Calabria. No? Quando esce dal campo. Il Milan aveva pareggiato. Non è che ha detto... dobbiamo stare attenti, dice dobbiamo entrare in campo nel secondo tempo perché questa partita si vince, detto testualmente. È il senso che tu evidentemente hai comunicato ai giocatori che devi stare lì per vincere la partita. Quello che hanno nella testa. Che è quello che hanno nella testa. Tu quella cosa lì nella testa non ce l'hai, non gliela riesci a mettere. Se me lo dici tu che sono traumatizzati, campioni del livello dei giocatori dell'Inter sono traumatizzati perché hanno preso un gol nel derby. Oltretutto il gol del pareggio, non il gol del pareggio. Secondo me è finita a Monza. È finita a Monza. L'Atalanta vince 2-0 e l'Atalanta è in testa alla classifica per la prima volta alla quinta giornata in 115 anni di storia. Veramente qualcosa di pazzesco. È chiaramente la quinta giornata, è chiaramente il campionato è lungo, però è il campionato con la pausa del mondiale. E se c'è un anno dove non si aspettava un Atalanta secondo me così forte, perché insomma diceva prima quando l'ho chiesto all'amico che si occupa di Atalanta in modo specifico, diceva che comunque per lui è l'inizio di un nuovo ciclo, per cui quando cominci tra virgolette un nuovo ciclo, essere in testa dopo 5 giornate da solo. Guarda, abbiamo indagato, era successo un'altra volta con l'Atalanta in testa alla classifica da sola, ma era la seconda giornata ed era il 1964, quindi robe... Parliamo di un'altra epoca. Altra epoca. Quinta giornata da sola in testa, la prossima giornata è Atalanta-Cremonese, insomma è un bel momento felice, la regia facciamo pace, ci regala la classifica. L'hanno mandata apposta per te, no, anche per tutti i tantissimi tifosi dell'Atalanta che ci seguono nelle nostre trasmissioni. Sta per finire, mancano 20 secondi a Salerno, 2-2 tra Salernitana e Empoli, e nel finale insomma tutte e due le squadre hanno avuto diverse possibilità, squadre lunghe che hanno cercato la vittoria. Mancano 5 secondi, credo che a breve arriverà il fischio dell'arbitro, anche se fa giocare ancora questo possesso offensivo alla Salernitana. Stavamo dicendo sull'Inter, quindi Maurizio dice lui è l'allenatore, finale alla Rechi 2-2. Però l'anno scorso ci sono stati due momenti diciamo della stagione molto critici, quello in cui l'Inter perde con la Lazio 3-1 all'ottava e va a meno 7 già nella prima parte, e poi l'altro post Liverpool in cui fa quei 7 punti in 7 partite e lì sembrava di nuovo fuori dai giochi. In tutti e due i casi, sia dopo Lazio-Inter ottava giornata, la squadra inizia a giocare, a non prendere più gol e a fare 2-3 mesi di calcio spettacolo, e se, dove dopo tutti la davano per favorita a fine gennaio per lo scudetto, anzi si diceva è finito il campionato, e dopo anche quando sembrava fuori a marzo, ad aprile vince con la Juve, che era una partita diciamo dove si poteva vincere e si poteva perdere, vince quella partita e vince nelle ultime partite 10 su 11. Sì, quindi non è che non ha mai ripreso in mano la situazione con la Juve, non è che ti ricordi come l'hai vinta, le altre 3-0 il derby, preso 3-1 con la Roma, e tu hai svoltato un gol, ma le altre, Maurizio, le altre 9 vinte, 3-0 col Milan, 3-1 con la Roma, 3-1 con lo Spezia, 3-1, tutte vinte meritando, perché erano di rincorsa. Quando poi si è trattato di andare a fare la partita, che se vinci va in testa al campionato, ma è stato in testa per tanto tempo, è stato in testa da quando l'ha ripresa, da dicembre fino a febbraio. Mi stai dicendo, e io sono d'accordo con te, che la squadra di per sé varrebbe, la squadra vale, sì. Io sono d'accordo, la squadra varrebbe, poi gli manca quel qualcosa in più che gli permette di passare dall'essere bravi all'essere vincenti. Però abbiamo sempre detto l'anno scorso che un problema quello qual che era? Con Conte non esisteva. Con Conte anche è diverso. Anche perché gliel'hai trasmessa quella mentalità con Conte, vinto. Conte è andato via perché ha detto senza questa non si può fare. Io parlo del lavoro che ha fatto sulla squadra della mentalità dei giocatori. Però non ci credeva nella squadra che Inzaghi ha allenato, perché se n'è andato. Mentre Inzaghi con quella squadra ha dovuto cambiare gioco ed era una squadra che non poteva abbassarsi e sperare che Lukaku te la ribaltava col fronte in attacco e segnava. Quindi senza Lukaku, quando ha avuto il calo fisico e la squadra non poteva più stare nella metà campo, però tu non puoi non notare una cosa. Va via Conte, sì. Arriva Inzaghi, sì.
Arriva Inzaghi, c'è un periodo in cui sembra ancora di vedere l'Inter determinata di colpo. No, no, le prime otto va a meno sette, le prime otto va a meno sette. Le prime otto va a meno sette e hai subito il trauma del giocatore. Poi... E poi la mette a posto Inzaghi. La rimetti a posto. Facendo giocare bello per calcio. La rimetti a posto quando stavi sotto, quindi quando non avevi più il peso del dover vincere. Ma. Dopodiché, quando sei ritornato sopra, sei riuscito a fare filotti. Sì. Perse, e quest'anno, hai fatto tre mesi in e quest'anno che tu devi partire col concetto della rivincita eccetera eccetera e quindi col peso però non Maurizio, giocano, io sai, non camminano sul campo, io ti contesto questa ricostruzione, e siccome hanno avuto nella reazione negli ultimi 20 minuti vuol dire che non è una cosa fisica. Ecco, invece io dico che invece c'è sicuramente un discorso, l'ho detto io per primo, 40 minuti fuori dalla partita non è possibile, è una cosa preoccupante, però la cosa fisica in alcuni elementi cardine c'è. C'è Skriniar, Bastoni, Handanovic, De Vrij, cioè sono Handanovic, tutti... se tu non te ne sei reso conto, lo devi gravissimo. Lo devi sostituire. Perché sono già tre anni. Per che me quella è una colpa anche dell'allenatore, quello sono d'accordo. Perché, perché l'allenatore è della società. Cioè, spiegaci un po' la situazione Handanovic. Allora, Handanovic, cioè... quando ha rinnovato, gli è stato proposto il rinnovo, perché? Perché Onana veniva comunque, che è Onana che guadagna di più di Handanovic, veniva comunque da un anno molto particolare. Prima la squalifica da marzo a novembre, poi è tornato, però l'Ajax dice siccome non rinnovi non giochi, poi si sono fatti male tutti i portieri, ha dovuto giocare, ma ha fatto delle papere, insomma la società magari ha avuto un po' il timore, dice che questo qua non ritorna quello di prima. Allora vuol dire che ha sbagliato il giocatore. No, ma dice facciamogli un ingresso morbido, non so, alla Chesney per esempio con Buffon, però Chesney e Buffon si alternavano, invece Inzaghi secondo me si è dato la zappa sui piedi, perché dice no, io non sono per l'alternanza, per me ci deve essere un primo. Allora io mi aspettavo, dice allora il primo sarà Onana, certo. Invece dice no, il primo è Handanovic, dico magari inizia così, poi vede il precampionato, vede le prime partite e cambia, invece non c'è stato. Non l'ha fatto giocare neanche con la Cremonese. Neanche con la Cremonese. Ti ricordi Mauri, eravamo qua al telegiornale, certo. Dicevamo strano perché... Però io nel precampionato l'ho visto Onana, al di là della papera con Lugano dove c'era in difesa un primavera, era tutta, poi le altre ha fatto delle parate con grande reattività, non c'è paragone tra i due. Dire, la questione è questa, tu potrà pure fare delle papere, però magari alternerà delle papere a delle Handanovic non para, è in fase calante, non para, è in fase definitivamente calante, sono d'accordo con te, così come De Vrij, non è come Skriniar e Bastoni. Skriniar ha fatto 45 giorni perché era infortunato con la nazionale e Bastoni ha avuto la febbre nella settimana del derby. De Vrij tutto l'anno scorso ha giocato con grandissima discontinuità, quindi quest'anno secondo me anche lì si può intervenire cambiando qualcosa, non so, Skriniar centrale, a destra può giocare Darmian che ha giocato anche D'Ambrosio tante volte, e quindi secondo me ci sono diverse piccole cose, perché anche l'aspetto fisico, Maurizio ha detto pure tu, c'è qualcuno, per esempio Lukaku adesso si è fatto male, però Lukaku devi dargli un mesetto con 100 kg per entrare al 100%. Sì, sì, ma sì, anche a Skriniar glielo devi dare. Perciò probabilmente dico, allora anche a De Vrij glielo devi sono dare. Tante piccole cose che messe insieme in questo momento fanno dell'Inter una squadra fragile. Questo allora, vale per tutti, perché fermiamo. Tutti hanno giocatori grossi come loro. Devono entrare in condizione. Perché da scaletta abbiamo un sondaggio che ci riporta quindi all'argomento Inter, anche perché è importante parlare di questa Inter. E allora io vi consiglio di andare sulla nostra pagina Instagram 7 Gold Sport e lanciamo il primo sondaggio della serata. Inter, colpa di Inzaghi o dei giocatori? Inzaghi, giocatori, votate subito. Si può votare tutte e due. Si può votare tutte e due, ci puoi aggiungere pure la società se vuoi. No, in però questo caso io non la metto. Io, ecco, da qualche parte dobbiamo cominciare. Tu da dove cominceresti? Io dico che alcuni è difficile perché ci sono state tante concause. Non però vale una risposta democristiana. No, non è democristiana, anzi il contrario. Perché la qua, DC non c'è no, più. No, qua ci sono qua ci sono tante colpe da dividere. Allora, se devo dire proprio la più grande, non sarà mica colpa mia. L'hai presa troppo l'altro. No, ancora non ho manco. No, ma non dica te, dica lui. Ma no, sempre la domanda. È colpa di Conte che sei andato via. Posso rispondere? Allora, la colpa principale è uscire dalla partita per 40 minuti in un derby solo perché hai preso il gol è grave. E quindi è questa la prima. Tutte e due sono tutte e due colpevoli. Girare l'allenatore o la squadra? Tu scegli uno dei due. Se proprio devo scegliere, devo buttare l'allenatore, prendo l'allenatore in questo caso. Perché la squadra che esce dalla partita per 40 minuti è grave.
il fatto che i singoli come Handanovic e De Vrij, che io gli ho dato sufficienti insufficienze gravissime, chi li schiera? Perché Handanovic non è da ieri, De Vrij non è da ieri, l'Inter l'anno scorso De Vrij ha fatto girare Giroud e ha segnato, stavolta un anno dopo non si è manco dovuto girare, a distanza lo ha marcato. Quindi le scelte iniziali, il fatto che la squadra scompare dal campo per un episodio, poi ricompare per un altro episodio perché l'Inter fa il 3-2 e ricambia la partita. Sì, e poi la terza cosa sull'allenatore, Paolo, e chiudo, a fine primo tempo tu ti ha salvato il gong perché eri 1-1 ma il Milan stava attaccando e ha sfilato il gong. Ma analizzi la partita, non era quella la domanda. No, la domanda, sto dicendo le colpe di Inzaghi, come no, le sto sottolineando, ne ho sottolineate parecchie, scelte iniziali, il carattere della squadra, il fatto di non aver saputo leggerla alla fine del primo tempo e intervenire perché ha fatto i cambi dopo il 3-1 tardivi. E sono colpe allenatore. Posso farti una domanda rapidissima a cui voglio solo... Secondo te Inzaghi ha in mano la squadra in questo momento? In questo momento ci sono diversi problemi da risolvere. No, è una, vedi, ti ho fatto una domanda e mi hai risposto un'altra cosa. È in mano la squadra? Sì o no? Ce l'ha? Sì, in mano. Se intendi non ha, non l'ha in mano squadra, per cacciare, per essere cacciato, secondo me non no, siamo no, questi livelli. Deve essere ascoltato. Ascoltato? Sì, 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 a questi livelli sì. Io se posso rispondere dico questo, perché poi voglio dire, la sostanza è che le squadre in base agli obiettivi, a livello... hanno degli allenatori ben pagati per farle giocare bene e possibilmente vincere. E quindi mettere sotto accusa i giocatori, che senso ha? I giocatori sono quelli. Però se uno sbaglia una marcatura facile, Paolo. Secondo me Massimo mi confermerà, o c'è una situazione particolare dove tu hai i giocatori che giocano contro l'allenatore, ma non è questo però il caso. Però sono gol regalati, c'è la Noglu che passa la palla, è un gol regalato. Capito? Ma se tu non ma è un gol regalato, sì, lo nasce da una pressione. Ascolta, ma non c'era nessuno vicino. Ma ascolta Michele, ma se, la squadra è, se la squadra è poco allenato atleticamente dall'allenatore, ha poca personalità perché rispecchia quella dell'allenatore che ha paura e lo vediamo nelle scelte che fa. Voglio dire, ha un gioco, ha un gioco bellino, ma scolastico che tutti conoscono. L'anno scorso il gioco l'abbiamo visto nonino, l'abbiamo visto bello. Poi è calata dopo il derby, dopo il Liverpool. Bellino con Perisic, bellino con Perisic. Ha fatto la differenza Perisic. Ma voglio dire, anche nel derby. È nettamente colpa dell'allenatore, perché non possiamo adesso dire che quei problemi finanziari che all'Inter gli hanno messo a disposizione una squadraccia. Bella squadra. Non è una squadraccia. Da Serie A è poi, se tu mi dici Handanovic forse non deve giocare, ma chi lo fa giocare? L'allenatore. Sono quindi sempre colpa dell'allenatore. Infatti l'ho detto prima, però Paolo mi analizzi? Sono dell'allenatore. Però Paolo, scusa, il primo gol abbiamo detto, però il primo gol palla in uscita è un errore grave di Çalhanoğlu e anche del portiere, sì, secondo ma... me. Secondo e terzo gol, qua c'è un difensore che ha giocato in Serie A. Sono cose che non proprio manco in terza categoria, no, in Serie A. Sì, ma ascolta, quattro intorno a Giroud e nessuno che si appiccica. Michele, no, quando non ci sei con la testa, fai quegli errori lì perché non hai più tempo. Il movimento di Leao. Ma come fa De Vrij anziché accompagnarlo sul fondo, mettersi in fila con bastoni? Vorrei aggiungere un'altra cosa e chiederla a Massimo. Sono allora, troppo ridicoli. Cioè, quando noi andiamo a vedere le partite di Inzaghi, anche senza vederle, più o meno noi sappiamo che al 20° cambierà un giocatore, forse due, che molto probabilmente cambierà quello ammonito e che poi alla fine cambierà i due attaccanti. Cioè questa lettura la fanno tutti, la sanno fare tutti e soprattutto te la fanno anche gli avversari. Cioè voglio dire, la domanda poi alla fine è, siamo sicuri che legge bene le partite Inzaghi e in realtà a partita in corso incide molto meno di altri allenatori? Beh, l'anno scorso non ha letto una partita chiave, quella col Milan, il derby, che è stata praticamente la partita spartiata, che ha dato una svolta al campionato. In quella partita fai quelle sostituzioni, dai in mano la partita praticamente al Milan, che ribalta il risultato e da lì da un più 10 potenziale a più 1. Sì, perché va addirittura a più 1 con una partita in meno. Una partita in meno più la era un più 10 col Bologna, diciamo, più 7 con una partita più in 7 meno. Con una partita recuperata. Beh, l'approccio col Bologna, vogliamo parlare? Simone Inzaghi non beh, è l'approccio col Bologna, devo dire che anche la società secondo me ha sbagliato, perché io non avrei mai fatto ricorso su ricorso, perché ha infastidito e avvelenato un ambiente come quello di Bologna, dove già c'era una situazione precaria con l'allenatore ammalato. Io dico anche, scusate, a parte Inzaghi, dico anche, e io chiedo a voi, però penso che i giocatori che sono sul mercato tutto diciamo così il periodo del mercato stesso,
e sto parlando naturalmente di Skriniar, che si vedono già con un contratto fatto da 5 anni, 7 milioni e mezzo, eccetera, eccetera, si vedono già al Paris Saint-Germain, poi devono resettare psicologicamente. Quello è vero. E io non ho ancora visto Skriniar ai livelli. Guarda, non ti voglio dire neanche... È stato fuori un mese e mezzo per infortunio. No, e lo so, però... Tu dici che conta più la mentalità. La testa è importantissima. Ricordatevi che l'allenatore, tra le altre cose, che fa fare lo step in più, non è quello che fa lo sostituzione, è quello che gestisce. A me Antonio mi ha sempre detto, Antonio Conte, mi ha sempre detto, il gestire i grandi giocatori è la cosa più difficile che un allenatore deve affrontare. Cioè entrargli nella testa, praticamente. Entrargli nella testa, certo. E anche gestire il giorno che tu gli devi dire, Massimo, infatti, ti ho sostituito perché, ti lascio fuori perché. I meriti che vengono riconosciuti a Carlo Ancelotti sono proprio quelli di aver sempre avuto a che fare con i più grandi giocatori. La gestione è quel quid. Allora, se tu vai, e lo sappiamo, inutile, se tu cominci a dire ai giocatori non vi preoccupate, potete darmi del tu, e già lì metti troppa confidenza, o vai in vacanza con i giocatori. Questo succedeva alla Lazio. I ruoli devono essere chiari. Sono d'accordo, cioè, però Ancelotti per esempio è un metodo diverso dei condottieri, non so, alla Mourinho, Conte, questi qua. Però, cioè, puoi avere diverse metodologie, non è che ce n'è solo una. Però lui è quello che sa gestire questi campioni, credo che non ci sia un eguale, perché veramente fra l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Spagna, però di Ancelotti Germania, non è uno che sbatte i pugni sul campo. Ricordiamoci che Ancelotti, scusami, perché sennò qui ci attacchiamo sempre ai carri. Ancelotti dopo Everton, Napoli Everton, e anche Bayern di Monaco prima l'avevano dato tutti per bollito e stracotto. Perché noi in Italia siamo bravissimi. Perché secondo te il Real Madrid è andato a chiamare Ancelotti? Perché Ancelotti è un vincente. No, perché prima gli altri non sono andati. Ma Ancelotti è un Perché voi credete che sia vera la cosa di Allegri che aveva avuto l'offerta reale e lui l'ha rifiutata? Sì, ragazzi, vi devo fermare. Tu forse... Allora, ci sono due cose che io vorrei analizzare bene. Quello che ha detto, a un certo punto è arrivato un blackout. E poi io sono l'allenatore, in chiusura ha detto io devo andare ad analizzare che cosa è successo. Ieri l'ha analizzato, oggi hanno parlato. Quindi. Allora, faccio questa, perché ho fatto questa piccola digressione? Perché sono le parole che io gli ho sentito dire al derby passato, quello perso, 2-1. In cui disse l'Inter dopo il derby ha perso, diciamo, il suo equilibrio, ha subito. Allora, dopo un anno e mezzo ti ritrovi con lo stesso problema che hai segnalato. C'è una piccola differenza, che quel derby lì... Qualche domanda forse ci si deve, porre. C'è un piccolo dettaglio, secondo me blackout, è giusto parlare di blackout quando perdi 2-1 e al 75esimo succede un 1-2 del Milan e dici blackout 5 minuti. Qua non è blackout. Qua al 25esimo del primo tempo che blackout deve finire, non può durare fino al 70. Ma poi non è che prendi un gol che ti pareggiano, tra l'altro, non ti vanno in Ma soprattutto a me vai in blackout. La cosa che diciamo preoccupa, ma non me l'aspettavo, perché l'anno scorso secondo me Inzaghi è sempre intervenuto, magari a volte è intervenuto e la critica giustamente è perché è sbagliato, non è sbagliato, però è sempre intervenuto. Invece stavolta sia con la Lazio che con il Milan, in una fase di evidenza inferiorità, evidente inferiorità, cioè con Sarri mise al posto di Vesino Luis Alberto, la Lazio, andate a vedere il possesso, la partita è cambiata a metà secondo tempo, la Lazio ha il triplo del possesso palla dell'Inter in quella fase, lui non risponde, devi prendere il 2-1 e Çalhanoğlu è ancora fuori e non cambia. Così col Milan, ripeto, tutto il finale del primo tempo, metà primo tempo, alla fine del primo tempo deve succedere qualcosa, e se non succede niente, comunque mi aspetto un po' di aggressività all'approccio del secondo. E invece neanche questo, segnano il 2-1 e neanche questo, segnano il 3-1 e arrivano tre cambi per dare un segnale, ma 3-1 è tardi, cioè è tardi, poi non era tardi perché l'Inter ha fatto il 3-2, poteva... però perché uno non... è preoccupante secondo me questa cosa che della squadra umorale. Questo... guarda che le squadre rispecchiano sempre il proprio allenatore. Però scusate, io non lo dico adesso a cose fatte, io l'ho detto in una trasmissione radio... e ero sicuro che Dzeko avrebbe giocato titolare. Mi domando, ma perché manca Lukaku e Dzeko
è il sostituto naturale, quello che gli anche più di tatticamente, come tecnicamente, come di Lukaku, come esperienza, e tu ti inventi di far giocare Correa, che tra le altre cose è una tua scelta, sì, anche di mercato, sì, pagata tanto, e non fai giocare questo giocatore che l'anno scorso, chiesti, fino a gennaio è stato quello che ti ha praticamente ti ha tra... a Dzeko, ma, dici, Massimo, sì, fino a febbraio. La verità è che Dzeko non ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio. Con la Cremonese andava piano, per questo secondo me l'ha bocciato. Comunque dopo la parliamo partita di un 36enne, sempre. Però poi è entrato bene in partita. Però Giroud quanti ne ha? Appunto. Gioca uguale, però Giroud uguale. In una squadra che gioca a memoria e che probabilmente, voglio dire, con però qualsiasi... Dzeko ha ragione, che fino a febbraio era l'imprescindibile l'anno scorso. Evidentemente vero. Quest'anno sono cambiati gli equilibri, perché c'è stato un mercato, è entrato pure Lukaku, e Dzeko per la prima volta nella sua vita anche di non è il titolare inamovibile. Non dimentichiamo. Ma io te la faccio una provocazione. Sono d'accordo con te quando dici che comunque la società, non so chi gli ha messo a disposizione, una grande squadra. Sì, certo, ma la squadra con i problemi finanziari. Ti faccio una domanda, sarebbe stato più utile di Ballo o Lukaku? Il problema, la squadra c'è e anche la macchina. Difficile dirlo. Sì, dici che è difficile? No, non è scontato Lukaku la risposta. Chi è meglio? No, adesso poi no, non adesso, dico, no, a prescindere. Adesso, secondo me, Lukaku, però ricordatevi che Lukaku con Conte faceva un certo tipo di gioco e Conte gli aveva messo in mano tutto praticamente, sì, lo proteggeva. Sì. E posso aggiungere una e cosa? Nessuno poteva dire niente. Massimo, io se vuoi ti dico leader anche questa. Massimo, che... e faceva anche un certo tipo di lavoro atletico. Certo. Che per il suo fisico, certo, lo portava adesso tirato. Adesso è anche sorpreso. Se noi abbiamo appena detto che la preparazione atletica di Inzaghi storicamente non è mai troppo intensa, secondo me su una fisicità come quella di Lukaku può non essere... può non tirar fuori il meglio. Adesso è andato in Belgio a questo proposito. Gianluca, per 4 giorni. Siccome abbiamo evocato il blackout dell'Inter, beh, insomma, possiamo dire che anche il Napoli l'anno scorso ha patito questa sventura di blackout. Ma no, la ricordate? No, la ricordate Paolo Bargigia prima, cioè quello che è stato poi il motivo scatenante delle polemiche di fine stagione. Sì, ma la domanda che ti volevo fare, Gianluca, è colpa degli allenatori più spesso secondo te o dei giocatori? No, io vado sugli allenatori assolutamente, perché sono loro che anche se muovono poco, al 20%, invece secondo me non è così. Ci sono partite chiave dove gli allenatori invece incidono. Tornando a Inzaghi, vi voglio dare il mio piccolissimo contributo, soprattutto per sentire chi come Massimo ne ha viste tantissime. Ti sembra normale, ecco perché il momento di grande difficoltà secondo me di Inzaghi, proprio a livello gestionale di questo avvio di campionato, perché Michele dice non doveva giocare De Vrij, e chi fa giocare al posto di De Vrij? Skriniar centrale, Skriniar centrale per me, Gianluca, io lo dico perché l'anno scorso a Liverpool, partita difficilissima, quando l'Inter segna al 95esimo, io ritengo che soltanto Tardelli all'epoca del Mondiale dell'82 abbia esultato per un gol così importante, quando siamo diventati campioni del mondo. Rispetto, è una vittoria importantissima, ma un allenatore della squadra favorita del campionato può arrivare a questo tipo di tensione, vabbè, e quindi bello, di gestione, no? Dopo una partita che vince al 95esimo con il Lecce? Sì, quello perché no? Una prima giornata è il 95esimo, secondo me, su quel... Gianluca... è stato nuovo, ha ragione Gianluca. Io invece, Gianluca, la cosa che ti dico, l'alternativa è Skriniar centrale, cioè. Skriniar che ha giocato a Torino con la Juve, ha giocato a Liverpool per esempio, con o D'Ambrosio o Darmian centrodestra, che l'hanno fatto tante volte, perché De Vrij, ripeto, non è la prima volta. Al derby, sì, D'Ambrosio è un uomo derby, tra l'altro. Senza De Vrij. L'anno scorso De Vrij all'andata 1-1, Gianni se lo ricorda, per il Milan ha segnato De Vrij. Con il rigore Tatarusano. No, sì, ma per il Milan ha segnato De Vrij all'incrocio, certo, dei pali di testa. Sì. E al ritorno sull'1-1, Giroud spalle alla porta, si deve girare per forza sul sinistro e De Vrij gli dà il sinistro. Quindi andata e ritorno. Ed è un anno, poi Massimo mi verrà a dire, dice perché c'è il discorso rinnovo psicologico, può essere.
è il discorso rinnovo, il discorso calo, il discorso non lo so, ma questo giocatore è un anno che non marca più come però, giocava prima. Bisogna dire anche, noi diamo la colpa sempre a questa difesa, però il Barella del derby ad esempio, che è un uomo che deve proteggere il centrocampo, ragazzi, con la Cremonese volava, col Milan no, è surclassato da Tonali, ma surclassato, che col Sassuolo si è riposato, mentre Barella con la Cremonese padroneggiava. Insomma, adesso diamo tutte le colpe ai difensori, perché le abbiamo viste fare le belle statuine del presepe lì con i giocatori che si muovevano, però insomma anche è l'insieme della squadra che non protegge la difesa, il lavoro sulle fasce che non viene fatto di copertura, insomma, perché, anche Leao perché Gianni crossa con una grande tranquillità, Gianni oggi lo nessuno si muove per andare oggi l'ho rivista, oggi l'ho rivista, il Milan domina, poteva fare il gol eccetera, ma dal 67esimo in poi ci sono 5 occasioni limpide dell'Inter. No ma nessuno le... Non stiamo discutendo questo. E Maignan ovviamente lì interviene. Va bene, allora io volevo andare a Torino, però abbiamo la pubblicità. Bentornati in studio con noi, allora andiamo a Torino, Alberto. Sì, ci sono stati intanto dei cambi per quanto riguarda la sfida che si sta giocando in questo momento. Siamo al 57esimo, sempre 1-0 Torino contro il Lecce con la rete di Vlasic al 40esimo del primo tempo. Ci sono stati dei cambi, c'è stato l'ingresso in campo di Oden all'intervallo in casa Lecce al posto di Di Francesco. Ci sta provando il Lecce, a dire il vero, è sceso con un altro piglio rispetto agli ultimi minuti del primo tempo, nonostante comunque una prima frazione di gioco tutto sommato interessante. C'è questa azione che vede poi Bandà colpire il pallone ma non riesce bene a intercettarlo, la sfera poi si perde in rimessa laterale, 58 sul cronometro, Torino 1, Lecce 0. Bene, grazie. Io voglio andare da Marcello, perché tu sai che io, Marcello, passo tutto il tempo della trasmissione a pensare domande che possano in qualche modo stimolarti. E allora adesso te le faccio una. Ho 3 ore che parlano, non ho ascoltato niente, perché pensate quello che devi domandare a me. Esattamente. E sai che cosa ti chiedo? Ti chiedo, tra Inter e Juve, cioè tra Allegri e Inzaghi, chi ha secondo te più problemi da risolvere? In questo momento ne ha sicuramente più Allegri, decisamente. Cioè, anche se Allegri non ha ancora perso una partita, ma Inzaghi è vero che ne ha perse due, ha dei problemi con lo spogliatoio, ha problemi proprio a guidare la squadra e a fare delle scelte, però i giocatori li ha e sa che quei giocatori lì, è una squadra che è ultra competitiva l'Inter. La Juventus, forse l'allenatore incomincia a capire già adesso, quando ti dice andiamo a Parigi, poi io stasera ho fatto la conferenza stampa, se l'ha rimangiato un po' quello che ha detto a Firenze, andiamo a Parigi però a noi interessa la partita col Benfica, è più importante, lì ti rendi conto che anche lui inizia a capire che la squadra che ha in mano non è competitiva. No Marcello, se non dice Marcello, una cosa del genere, cioè Marcello, un tifoso, sai quanto ti stimo. Marcello, sai quanto ti stimo, no? Cioè, voglio dire, adesso non ti faccio una dichiarazione, una mozione di affetti. Se però continuiamo a dare alibi, no, dico, ma se continuiamo a dare alibi ad Allegri e ogni volta, no, ma ti voglio dire questo, ma ogni volta che gioca male, cioè, ha la scusa, la soluzione che ha una squadra scarsa. No, Paolo, forse Marcello, mi sono espresso male. Ma che squadra vuole allenare? Non ho alibi ad Allegri. No, ma voglio momento, dire, ma che squadra vuole allenare? Allora andasse ad allenare Real Madrid o andasse ad allenare il City, e poi vediamo se è un bravo allenatore. Secondo me lo caccerebbero via dopo 6 mesi. No, ma io lo dico. Ma Marcello, scusami, finisco subito, ti faccio con gli esempi, perché a me, cioè, non piace far frasi fatte, ma piace fare esempi. Scusami, ma l'anno scorso pensavamo che avesse in mano una squadra di fenomeni, aveva De Bruyne, aveva Sterling, aveva una squadra di gente normale che attraverso il gioco e il lavoro ha fatto crescere collettivamente. Allegri come allena, come gioca? Perché poi voglio dire, voleva Pogba, l'hanno preso, Di Maria l'hanno preso, Paredes l'hanno preso, non hanno preso Koulibaly perché non ha voluto andare, però gli hanno preso Bremer. Se adesso la Juve è una squadra che fa schifo, continuiamo ad assolvere Allegri. Però facciamo il male della Juve, facciamo il male della Juve. No, non è la squadra che fa schifo, però è una squadra, secondo me, mal allenata. Posso avere Pelé, Maradona, cioè li allenano male e non corrono in campo. Quindi è lo stesso problema dell'Inter. È nel manico, il problema è nel manico. Poi Marcello, i giocatori.
giocatori poi quando vanno via, perché quando ci sono non hanno mai coraggio, ma quando sono lontani sono le bocche della verità. Dai, De Ligt l'ha detto, cioè De Ligt l'ha detto anche Kulusevski. Sono scappati dalla Juve, sono scappati. Kulusevski mi risulta che quando è arrivato al Tottenham abbia chiesto al suo allenatore due o tre settimane, non sono tanto preparato atleticamente. Quest'anno non è cambiato lo staff. Ma poi io ricordo un Allegri che riesca a valorizzare un giovane. Adesso speriamo non rovini anche Miretti, che mi sembra buono. Poi voglio aggiungere un'ultima cosa. Secondo me, Maurizio, che tu hai fatto la domanda, no? A Marcello su chi, secondo me, poi gli obiettivi sono diversi, perché secondo me realisticamente a Simone Inzaghi, anche se all'Inter piacerebbe, non gli hanno chiesto di vincere lo scudetto, cioè secondo me l'Inter ha altri problemi, cioè in altre faccende affaccendata, alla Juve Allegri deve vincere. Però anche l'Inter l'obiettivo è dichiarato, Inter, Milan e Juve quest'anno partono tutte e tre con l'obiettivo. L'Inter è dichiarato perché l'Inter e perché, voglio dire, l'ha vinto con Conte, ma l'Inter ha altri problemi, ragazzi, l'Inter ha problemi. Due difensori in scadenza di contratto, De Vrij e Skriniar. Due. E uno dei due però è un anno che abbiamo detto gioca male, quindi non è che è un problema. Sì, che no, ma voglio dire, l'Inter secondo me fa miracoli con la situazione che ha, e hanno fatto miracoli i dirigenti a mettere sta squadra, ma dire che ha l'obiettivo di vincere lo scudetto secondo me è più l'obiettivo del tifoso. No, l'hanno dichiarato il 5 luglio, io c'era Marotta, c'era Inzaghi. Lo dichiarano tutti, dai. Lo so, ma la seconda stella, sono due anni che ci dicono la seconda stella, il Milan adesso anche, Maldini l'ha sempre detto la seconda stella. Obiettivamente l'Inter nel campionato italiano è una squadra che può vincere. Che può vincere, certo. Può dirlo. Cioè, con quei giocatori che ha, può vincere. No, ma è giusto secondo me. Ma no, ma secondo me, dai, perché Paolo dice il Milan lo deve dire, l'Inter no? Perché, cioè, l'Inter quest'anno nel mercato non è che ha perso i pezzi, non ha venduto nessuno. Che il Milan sia stato organizzato meglio, che abbia un'identità maggiore. Allenato bene, questo è indubbio. Infatti il Milan in finale ha giocato un grande derby e secondo me non è in testa per caso, ma anzi, non bisogna fare l'errore di risottovalutare il Milan come abbiamo fatto l'anno scorso, perché se no lo rivince a mani basse. Però il Milan è organizzato. L'Inter in questo momento ha dei problemi, ma la squadra ce l'ha. La Juve, l'Inter ha preso tutti i giovani, adesso siccome hanno vinto te li vengono a cercare il Milan, se le auto, Mori e Mignani si confermano, ti danno i soldi se vengono a prenderti i giocatori, non è che ti guardano. Ma infatti, l'Inter sono due anni. L'Inter sono due anni che chiude il mercato in attivo e la squadra è forte. Perché? Capito, chiude in attivo, ma ci paga i debiti, per cui non si traduce i debiti stanno sempre là. L'Inter, se non mette 60 milioni più 60 tra questa stagione e inizio dell'altra. Cioè, tu hai il fondo americano che ha fatto il prestito. Zang prende l'Inter, ma l'Inter è separato. E poi la vende, eh? E poi la vende, ho capito. Ma il problema poi di chiunque la gestisce è lo stesso di Redbird, è lo stesso di Agnelli. Cioè, come hanno dato adesso il settlement agreement a tutte e quattro in Europa, devono avere costi che pesino per il 70% sui ricavi che hanno. Questo è l'obiettivo di tutti. Ma tu che mercato hai fatto quest'estate? Ma tu che mercato hai fatto? Cioè, in uscita, cosa hai fatto? Quasi tu niente. Tu volevi fare una grande uscita, la Juventus l'ha fatta, per questo ti ha fregato bene. Sono d'accordo con te, Marcello. Poi dovevate vendere un pezzo da 90, non l'avete e non l'ha fatto. Adesso ci dite, ci state dicendo che invece vendendo i pezzettini siete arrivati a 70. No, non è arrivato, Marcello. No, ma Marcello, ma hai ragione, stiamo dicendo la stessa cosa. L'Inter non è arrivata a 60, è arrivata a 45 più 15 la spesi, quindi a metà del guado di quel Correa ti è costato una cifra, ti sto dando ragione nel senso che tutti hanno l'obiettivo di arrivare al pareggio di bilancio, Inter, Milan e Juve. No, ma lui sta dicendo una cosa, è chiaro che tutti vogliono vincere, però la nuova idea del calcio, la nuova frontiera, soprattutto con i fondi che sono molto speculativi, essere anche sostenibili, e non ci sono più presidenti mecenati, essere sostenibili, certo. E per essere sostenibili tu il mercato lo devi fare, non lo devi subire. Il Milan il mercato lo fa perché prende giocatori con identità atletiche, identità tecniche, costi bassi.
La Juve il mercato non lo fa, però lo subisce. Un fatturato più alto però la Juve. E però cosa succede? Che poi è costretta a fare due aumenti di capitale che sommano insieme 700 milioni, ma quello è un disastro. Ma anche Elliott ha dovuto mettere 800 milioni per risanare la storia. Ma non è fare calcio quello, tant'è vero che quest'anno sono andati a prendere ancora i parametri zero che avevano abbiurato perché si erano pentiti di aver fatto Ramsey, Rabiot, zero, li ha voluti lui. Cioè, quando ti dicevo quel discorso di prima che non ci siamo capiti, era che lui in questo momento, sai cosa ti dice? Dice sì, va bene, mi hanno preso determinati giocatori, ma se non li ho, cioè Pogba è fuori, Di Maria è fuori, sono quelli che lui aveva chiesto per la persona che non ce l'ha. Allora lui ti dice, e beh, ma senza quelli ho la squadra dello scorso e chiaramente vado a Parigi. Ma allora io mi chiedo se vado a Napoli, no, io mi stupisco che una società con ottimi dirigenti ed esperti come Marotta e D'Ausilio non abbiano avuto il coraggio di dire va bene, non possiamo fare l'asta per Bremer, giusto, condivido. Prendo lo stesso Skriniar e prendo vado in Europa e prendo altri giocatori. Scusami, però... parlavamo prima del Napoli, però... ma il Napoli ha preso Kim a 20 milioni. Capito, però io mi ricordo c'era Massimo qua, però era collegato, allora, e mi diceva ragazzi Skriniar Bremer, ma se, sapete cosa si perde con Skriniar, che non è solo un giocatore forte, è anche un riferimento, mentre Bremer ha giocato solo nel Torino. Adesso capito, invece bisognava fare non di solo soldi, Skriniar Bremer, poi devo fare addirittura zero, Skriniar Mister X lo soldi, scambio. Sai che ti stai creando un problema. Ma chi ti no, dice anche a Michele, ma perché Milenkovic a me non dispiaceva. Milenkovic che veniva via poco, però alla fine Milenkovic l'ha seguito un po' tutti, ma non era mai la prima scelta. A 20 veniva via, a 20-25, sì, esatto, no? E poi non aveva neanche un ingaggio tanto alto. Però io voglio dire, come il Napoli ha trovato Kim, se tu sei un bravo dirigente trovi altri giocatori, e se non hai i soldi uno può obiettare sì, ma non avevano i soldi per andare a spendere tanto. Fai un prestito con diritto che diventa però obbligo, vediamo come finisce la storia, perché finora vediamo come finisce, perché finora hanno venduto Hakimi a 67 e Lukaku a 113. Se poi Skriniar o prolunga o va via a 70, hanno avuto ragione loro. No, ma non va via a 70, perché se vai, non prolunga va in scadenza, va via a zero. Se, ma io ma ad oggi, l'ultima volta cosa dà è andato in sede da solo senza ad oggi niente. Però Michele, poi possono cambiare le cose, però la proposta che hanno fatto a Skriniar ad oggi gioca Skriniar nell'Inter di 6 bonus compresi non è accettata, è stata respinta secca. Però ad oggi Skriniar gioca nell'Inter e l'Inter ha la possibilità di avere un giocatore per forte per 6 mesi. Per 6 mesi, ma io, non può, magari rinnova. Io sposo la teoria di Massimo. Se non rinnova dopo Michele, 6 mesi, è venditi. Sì, Maurizio, io sposo la teoria di Massimo. Con la sostenibilità del calcio di oggi, devi essere capace di trovare i sostituti dei giocatori. Ma perché non dicevate queste cose quando c'era la rivolta popolare? Ma io non c'ero in onda, se no l'avrei. Io mi ricordo che erano tutti contro Suning e contro Zaha. Se mi chiamavi a casa, io non c'ero. Ma non c'ero. Tutti i tifosi dell'Inter, no, del parlava di questo tipo di mercato, già i tifosi erano impazziti. Ma non è contro, però una società di quel livello lì, Barbara, deve essere attrezzata, è pieno il mondo di giocatori bravi, ma stiamo scherzando. Ma soprattutto quando diciamo che Marotta è un super dirigente, no? Perché io ho sentito dire in questa trasmissione da molti interisti, super Marotta. Allora, io mi allaccio al discorso che fa Paolo. Ma io te lo dico ancora oggi. Al di là di trovare un giocatore, un sostituto, prendendolo col prestito, eccetera, ma tu avevi sempre in ballo sto Skriniar, ce l'hai avuto in ballo per tutto il mercato fino all'ultimo. Alla fine è arrivata l'offerta che tu volevi, cioè il Paris Saint Germain è arrivato lì con i 70 milioni, l'hai rifiutato. No, non è arrivato. Non è mai arrivata. No, Marcello, è lì il punto. No, non è mai arrivata. Guarda, l'aveva scritto l'equipe ed è stata ripresa dalla Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni. Però in effetti non c'è mai stato. Ho capito, ma ragazzi, c'è un sostituto. Il sostituto conta. È rimasto a 50. Se io posso prendere Bremer e tu mi dai 60 milioni, io prendo Bremer a 30 a giugno, luglio. Ma non c'è solo Bremer. Bremer non c'era più. Il 30 d'agosto si è fatto vivo il Paris Saint Germain. Ho lasciato l'auricolare, ero ad Antigua e ho anticipato la mia fuoriuscita dalla trasmissione perché qualcuno in trasmissione qua disse stai zitto che ho le mie fonti, stai zitto, non eri tu, stai zitto, no. Ma
hanno detto sì. Bremer è già dell'Inter a 25 milioni. Sì, e io dissi, ragazzi, siamo ad aprile e Bremer non è da nessuna parte. Ve lo dico io che Cairo ne chiede molti di più di 25. Certo. Te lo ricordi, sì, Maurizio? Molti di più di 25. Qualcuno però ha dato come credito a quello che dicevano, Massimo, e io dissi, ragazzi, 50 però Massimo su una cosa sono 41 Massimo, più 9 di bonus facilmente raggiungibili, 40 più 9 sì, sì, però i 9 dei 9 sì. 5 li e hanno più 3, 6 più 3, 6 di spese obbligate, no, aspetta, e poi no, avevano detto che era già dell'Inter, no, però mi chiede, io la sapevo la storia, mi stupisco, ragazzi, la firma è una cosa, dicevano cioè, che c'era la stretta, no, io ho lasciato il microfono, Paolo, certo, ero ma hai fatto detto, bene, ragazzi, ma quelli che fanno gli informati e non sanno come quelli, no, che hanno scritto era tra il giocatore e l'Inter, l'ha detto pure Massimo, non con la società Cairo, visite mediche al Napoli venerdì e sabato, con Cairo non c'è mai stato l'accordo. No, ma io voglio dire, ma ragazzi, ma non siamo provinciali, ma per il mondo è pieno di buoni giocatori. Ti faccio un esempio e risto zitto. Su un altro ruolo, il Napoli lo scorso anno cercava un centrocampista, non poteva investire. Cosa hanno fatto? Hanno preso in prestito 500.000 euro Anguissà. Con capito, un diritto, e l'hanno riscattato. Ma Skriniar Bastoni chi li ha presi? Brozovic chi l'ha preso? Lautaro chi l'ha preso? Dumfries a 12 chi l'ha preso? Anche questi sono stati. Allora, perché stavano tutti in piedi? Perché stavamo cercando di imbastire un'operazione di mercato un po' particolare, perché tutti sono intrigati dalla storia di Skriniar. Perché avevamo ipotizzato, se litiga Al Khelaifi con Zhang e Zhang gli dice mai più a te questo gioco, come hanno riportato sulle equipe, i giornali eccetera, noi l'abbiamo visto che quando ha litigato con Real Madrid per Mbappé è arrivato e ha detto mi porti via Mbappé, poi è andato da Mbappé e gli ha detto caro Mbappé, vieni quanto ti hanno offerto? Ecco, io ti offro 10 volte tanto, più o meno. Anche sì. No? Sì, sì, certo. Allora, è uno scenario impossibile che il giorno dopo che non te lo vendiamo più, sapendo che a gennaio il giocatore è ricomprabile, il Paris Saint Germain possa dire mi hai fatto un dispetto, io ti avevo dato 50 milioni per questo giocatore, chiamo il procuratore del giocatore e gli dico senti, questi 50 invece di darli all'Inter te li do a te se mi porti il giocatore a parametro 50 zero. 50 no, basterebbe. L'ho detto 50 per dirti se voglio esagerare. 10. Ma io infatti sposo quello che vedi del cassetto col contrattino bello che è pronto, perché secondo me è troppo di altro caso, Massimo, tu mi conosci, può essere così ingenuo Marotta? Beh, però, scusa, di questa ingenuità me ne avevi parlato una volta in radio, scusa Marcello. Sì. Per quanto riguardava Bremer, ti ricordi? Sì, sì. Noi abbiamo avuto un confronto dove io ho detto qui non è questione di Polli o no, qui è questione che Cairo avrà un rapporto con Bremer e col procuratore. Io sapevo che il procuratore di Bremer era molto amico di Ausilio e che aveva promesso ad Ausilio che il giocatore... Ma se Cairo poi dice ragazzi qui ci sono 30 o 25 milioni di una squadra e 50 di un'altra, però qui ce l'ho posto e 5 dire. Milioni sì. al giocatore cioè, all'anno, però attenzione, è stato Bremer il primo a dire però qui la questione è opposta, cioè Bremer poteva non firmare l'accordo con il Torino perché era nella stessa posizione che oggi Skriniar, non poteva non farlo e quindi prendersi soldi di lui. Lì c'è stato un gentleman agreement fra Cairo e Bremer, per cui gli ha detto guarda io allora, ti vendo Torino, allora lo stesso gentleman agreement lo potrebbe fare l'Inter con Skriniar. Maurizio, c'erano anche basi diverse, c'erano basi diverse perché Bremer quando ha rinnovato col Torino veniva da un contratto di 700.000 euro ed è andato a 1,7 e poi ha messo i patti chiari che comunque sarebbe stato venduto, poi Cairo ha alzato, ovviamente Cairo è stato agevolato dal fatto l'Inter che la potrebbe Juve potrebbe fare lo stesso, ti do 7 ma se arriva l'offerta ti vendo, esatto, ma potrebbe fare ma lo voi stesso siete è la sicuri, cosa più probabile, ma voi siete sicuri che l'Inter sia nella condizione finanziaria e economica di sostenere un ingaggio così pesante? Se sai già che lo vendi, sì, se no sarebbe più 50 milioni. Se lo perde a zero, certo. Maurizio, scusate, però c'è il problema del procuratore che dice: scusa, io vado a fare una roba quando rinuncio a portare fra due mesi e mezzo che finisce il campionato. Ascolta, a gennaio siamo lì. Dipende che rapporti che ha la gente con Campos. Sì, anche. Ma c'è una sola variabile che può far sì che vada in porto la tesi buonista di Michele, mettiamo questo, sì, che Skriniar
e sarebbe un caso raro tra i calciatori, dicesse no, io faccio una scelta di vita e sto all'Inter. No, allora cade il no, ma io non dico questo, attenzione, io non dico ma questo. Ma se non fa così, no, io non dico questo. È finita. Io non dico questo. È finita. No, aspetta Paolo, io non dico questo. Io dico che già altre volte ha dovuto prendere delle decisioni e non è stato mai il tipo di dire vado al muro contro muro, tanto che quest'estate decine e decine di milioni, tanto che quest'estate, Maurizio, ci sono stati degli intermediari che andavano a riferire al Khelaifi. È tutto apparecchiato, poi il giocatore si doveva muovere e diceva no, perché il giocatore non si muove, capito, come? Non ti sei mosso? Il giocatore non si è mai messo contro. Ho capito, però intanto... Poi io capisco che tutti avevano pronosticato che dall'Inter quest'estate partivano Skriniar e Lautaro e tutti, però alla fine non è stato così. Che dice Marcello? Lui aveva dato senso al Parigi, cioè nel momento in cui gli hai permesso di andare a trattare, allora il Parigi aveva chiesto il permesso di poter trattare con 70, il giocatore. 80, il giocatore aveva detto sì, non ha detto no, ma io preferisco stare all'Inter, guardate, lasciate perdere. No, aveva detto sì. Ha detto cioè, se l'Inter trova l'accordo, sì. Questa è la frase, se l'Inter trova l'accordo, sì. Ma Michele, però rispetto a quest'estate, a gennaio cambia la situazione. Cioè voi mi volete dire che se Skriniar voleva andare al Paris Saint-Germain e l'Inter gliel'ha impedito, questo è travisare la realtà. Non è che voleva. Dybala e De Ligt volevano andare via e sono andati via. Skriniar non ha per niente forzato la mano e ha detto se trovate l'accordo. Skriniar c'è una situazione in cui fra tre mesi se vuole ma se ne va. Ma anche Koulibaly, se ne andava. Scusami, ma sono diverse le situazioni di Skriniar. Lui arriva a stagione pronto per i mondiali. Ci sono i mondiali, si ferma. Quindi lui può fare tutto il campionato, si ferma a novembre, tanto non si gioca più, lui si guarda i mondiali, dopodiché dice benissimo, a gennaio firmo col Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain dice, ho risparmiato 50 milioni ma che dovevo dare. Skriniar la poteva già accettare quest'estate e non l'ha accettata. Gli davano 9 milioni di bonus. Sbagli in una cosa, nel paragonare. Non accettava perché sapeva che il giocatore avrebbe rinnovato, o comunque era predisposto. Lascia perdere la tua posizione. No, ma non è la mia, io porto quello che so. Ascolta, ma quest'estate. Scusate, è finita la partita, Partita allo stadio Grande Torino, è finita, decide il gol di Vlasic al 40° del primo tempo, Torino-Lecce 1-0, una vittoria molto importante per la squadra di Juric, che ricordiamo questa sera non era comunque in panchina per problemi di salute, ma il Torino sale quota 10 in classifica, sesto posto, scavalca l'Inter che affronterà sabato a San Siro. Cioè, secondo me Maurizio, qui nel discorso che fa Michele, cioè mancano, ma non perché sia, diminuzio. Vedremo. Sì, ma mancano nei discorsi che fai, ti mancano delle basi. Ma non è vero, di conoscenza delle dinamiche di mercato. No, Paolo, le so benissimo perché le conoscenze. Perché se tu mi paragoni, fammi parlare, tu mi paragoni. Se tu mi dici che mi mancano le basi, ti dico intervengo, perché non è così. Ma ti spiego perché, non ti offendere. Ma non è vero. Ma no, il certo mercato, voglio si dire, offende, si offende. Io credo che Massimo possa sostenermi in questo. Cioè, alcune letture di mercato. Però dicevate che partiva, voi eravate quelli che dicevano che partiva. Non è partito. Ma io lo dicevo se non ero in trasmissione. Anche uno ma io non ce l'ho con te persona, lo dicevano anche le persone che lavoravano Marotta l'ha detto, non è che lo dicevo solo io, però sostituendolo con Bremer e Milenkovic, ma l'ha detto bene lui, sono rimasti spiazzati dalla decisione di Bremer di andare alla Juve. Non riesce a capire una cosa. Allora, hai paragonato la situazione di Skriniar a quella di De Ligt. Skriniar è in scadenza. Koulibaly. Fammi finire. E non è vero. E non è vero, Paolo. E mi attribuisci delle cose false. No, ma fammi finire di parlare. No, perché mi stai dicendo. No, perché mi stai dicendo che io ho detto una cosa che non ho detto. Hai parlato Skriniar, De Ligt. Koulibaly ha la stessa scadenza. De Ligt è un anno in più, lo so benissimo. Non c'è bisogno di avere chissà che tipo di esperienza. Ma voglio dire. Ma a parte che poi De Ligt, oltre a non essere in scadenza, aveva pure una clausola a 120. Sì, l'hanno venduto a 67. E secondo me bene ha fatto con questa contingenza la Juve a farlo partire. Perché? Perché lui non voleva rinnovare. Skriniar invece è diverso. Ma che non firma?
Oh, mamma mia. Ma dimmi te, cioè, vuoi tanto Skriniar? Sì, no, no, perché Skriniar era un buonissimo. Mi ricorda Donnarumma, che tutte le volte diceva... Ma io non ho detto che Skriniar rimane. Ragazzi, però voi sempre attribuite agli altri. Perché hanno rimandato tutto a dopo la fine del mercato. Adesso è finito il mercato, adesso si siederanno a parlare. Quello che stava dicendo un attimo. Posso dirlo? No, no, vai, vai, ti prego. No, perché, cioè, io non posso dirlo. Perché praticamente, voglio dire, ognuno poi, no, ha delle aree di competenza. Cioè, io seguo il mercato dal 1990, due edizioni a stagione, ma e Massimo si ricorda di me, non lo metto in dubbio. Però tu non ammetti che magari su questi meccanismi io abbia un po' più di conoscenza. No, non ho detto questo, ho detto che ho seguito la situazione da vicino, la conosco. Perché io ne conosco da lontano. E allora la conosciamo tutti e due, perché devi dire no, tu non hai la competenza. Ma se faccio il cronista di mercato, va magari... Bene. Allora facciamo una scommessa in diretta. Scusami, tu dici che se ne va a zero. Perché hai detto... non è la scommessa, è un'analisi di realtà. Così. È un'analisi di realtà. No. Ma io come, è come quello che mi diceva Bremer, è già fatto con l'Inter. E non era fatto. Dicevo, no, ma aspetta. Però ma non ti devi innamorare l'Inter, però non ti dire... devi Michele sul mercato, no, però... innamorare, esatto, di tesi affettive. No, ma io non il mi mercato innamoro. Non è fatto con, no, la mozione degli denaro, affetti, ma sono d'accordo, no? Esatto, però dalla vostra premessa, no. Siccome non c'è da affezionarsi a nessuno, Skriniar a febbraio è arrivato e firmerà a zero con ho il Paris Saint Germain. Ho detto che ad oggi ha respinto le proposte di rinnovo. Il mercato va seguito al momento. Qui nessuno è il mago Telma. E nessuno ti ha detto io di no. Io ho detto che torto ad oggi Skriniar, sì, e anche seguendo una logica, sì, è uno storico del mercato, se non è la Madonna di Lourdes che si innamora di Milano. Vedi, stai dicendo che quindi se non è la Madonna di Lourdes che fa? Se ne va a zero. Se ne va a zero, ma giusto, se poi non se ne va a zero, però se tutto va bene, tu hai lanciato facciamo una scommessa. Io dico che no, se tutto va bene. Io ho detto che non se ne va a zero. Che se tutto va bene. Invece loro dicono che è solo se arriva la Madonna. Ascolta, Skriniar arriva la teoria di Paolo. È arrivata la pubblicità. Secondo queste riflessioni andiamo a concludere la storia. E lo chiedo a chi insomma una certa esperienza in questo settore ce l'ha dall'altra parte rispetto a Paolo, cioè a Massimo. Cioè, l'Inter ha fatto bene a resistere e rischiare, oppure, vista anche la sua situazione, se cedeva era meglio, e non, indipendentemente dalle pressioni del proprio tifo? Io, stante la situazione finanziaria dell'Inter, avrei ceduto e, come giustamente ha detto Paolo, avrei utilizzato i miei manager, i miei scouting ad andare a cercare un altro giocatore che potesse sostituire Skriniar dal punto di vista tecnico, con magari altre caratteristiche, perché è logico che se vai a prendere Milenkovic non prendi un giocatore come Skriniar. Però insomma non c'era solo Milenkovic, neanche, non è neanche Sandro Nesta nel panorama europeo dei centrali difensivi, un ottimo giocatore, non credo che ci fosse solo Milenkovic, no, quindi e con in mano adesso non so 65-70 milioni di cui magari un terzo lo potevi usare per andare a comprare. Però non pensate anche io vi faccio una domanda, non pensate che il Paris Saint Germain, che quest'anno ha cambiato politica, per esempio su Scamacca, un'altra cosa. Non c'è poi solo il Paris Saint-Germain, perché Skriniar a oggi può avere offerte, potrebbe avere offerte dal Manchester United, sì, sì, che va a prendersi dei giocatori a 70, 80, 90 sì, Fofana milioni come ridere. 85 Fofana. Squadre che il Chelsea ha preso come centrale Fofana dall'Leicester 80. Cioè, è questo però che dico, cioè Skriniar in questo momento non è solo Paris Saint-Germain. Skriniar in questo momento è lì, è in un negozio in vetrina. E deve decidere lui. Attenzione, però, tu sei nelle mani di Skriniar. No, però non sei tu che comandi, ma è Skriniar che comanda. Sì, però perché saltate sempre che il dialogo era già avviato, a differenza di altri che non volevano rinnovare? Quando tu avvii un dialogo, se hai, non c'è stata la rottura finora. Sono vicino, ma non c'è stata la rottura. No, ma che bisogno c'è di rottura? Scusa, lo stesso Marotta che dice. Ci auguriamo che a livello morale un manager che si mette in questo devi analizzare l'oggi e conoscere le dinamiche del mercato, esatto, perché se aspetti la rottura esce il comunicato e ne parliamo un minuto, c'entra? Però dico Barella, Brozovic, lo stesso Lautaro,
erano sempre gli esperti di mercato, quasi tutti pessimisti, alla fine hanno Ma Lautaro era stato venduto prima del lockdown, venduto al Barcellona. È vero, 111 la clausola. Ma come non è vero? È vero, ho detto è vero, no, non è vero. Ma perché siete prevenuti sulle risposte? Ma scusami, ma per te non è vero? Ho detto è vero! È vero! È un misunderstanding, Marcello, ha detto che è vero. Tu racconti le favole dell'Inter. Ma ho detto vero! Ma ha detto che è vero, se ti dice il contrario. Ma non è vero! È quelle ma va per le orecchie la mattina. Ma noi ti portiamo i fatti, tu mi respingi Marcello, tutti per raccontare la tua favola. Marcello, fermati Marcello. Marcello, è vero. Lui ti dava, se ti stava dando, non ha detto non è vero, ha detto è vero. Ha detto sì, è ma vero. Però poi fa il giro e regala anche in omaggio una confezione di cotton fioc. Ecco. 111 la clausola pagò, però doveva pagare. Tra l'altro, Marcello, una domanda per te. Io capisco le tue chiavi di lettura. È un romantico. Lui ma non è vero, io parlo di bilanci tutti i giorni. Ma che romantico! Sono soldi. Ma litigo tutti i giorni con i tifosi dell'Inter che dicono che la sostenibilità andate a quel paese. Quando tu hai un fronte esatto, l'altra sera litigato anche con il tuo amico Tiziano che diceva che le ha 180, 100, 200, 700, resta, perché c'è Gerry Cardinale. Se arriva un'offerta così, può darsi che arrivi, chi lo sa, chi lo può dire. Ma ecco, il Milan chi lo sa? L'Inter l'ha già venduto perché c'è la Madonna che arriva a San Paolo. C'è due anni di contratto così, vai scadenza adesso, non dimentichiamolo. Scusa Michele, posso anticiparti un tema così cambiamo pagina e parliamo ancora di rinnovi? Ad oggi i segnali che arrivano su Leao per il rinnovo al Milan sono molto negativi ad oggi, poi lo spiegheremo perché e per come. Beh, ce lo direi più tardi, esatto, però tanto per capire lì manca ancora più di un anno sì perché è 2024 sì, esatto. Non possono permettersi di non arrivarci col rinnovo, anzi devono farlo prima del mondiale però nessuno si scandalizza perché sono le dinamiche. Ma io se mi dici Paolo l'Inter può vendere Bastoni, lo poteva vendere Skriniar stesso, aveva fatto il prezzo come dice Marcello, ma secondo te Lautaro, se arrivava l'offerta partiva, ma non è arrivato quel prezzo, esatto, chi sta dicendo che non partivano. Me ha sbagliato a non venderlo a 50. Ma secondo te, è un'opinione. Concordo. Ma Michele, secondo te la prossima estate tu farai un mercato come quello che hai fatto questa visto che prima ci hai detto dicevate che facevamo fuori tutti i pezzi del 90. Sì. L'hai voluti tenere? La prossima estate li devi cedere. Ma per forza gradualmente sono tutte e quattro sotto Celtic Inter, Milan, Juve e Roma. E qua abbiamo sempre parlato solo dell'Inter e io vi dicevo guardate che anche gli altri sono fuori come deficit. Sono sotto. Ma gli altri li critichiamo, l'Inter invece sembra la pinettina incantata. Due hanno allungato a un anno in più la 4 cosa. L'Inter e Roma e 3 Milan Juve sono tutte e 4 settlement agreement lo conosco benissimo il settlement agreement Paolo tutte lascia perdere la sanzione, l'obiettivo è che in 3 anni o in 4 anni la sanzione è ridicola, sono 4 milioni di premi in meno che ti danno, ma il punto è rientrare verso il meno 60. Inter, Milan e Juventus negli ultimi 3 bilanci hanno fatto meno 400, meno 450, sono lontanissime. Infatti, il Milan è quella più vicina perché quest'anno forse chiude a meno 50 30 giugno ma scorso. Ma ragione perderai i tuoi pezzi da 90 la prossima estate. No, certo, però c'è modo e modo, Marcello. L'Inter lo sta facendo gradualmente. L'Inter lo sta facendo gradualmente, come la Juve. Ma la Juve quest'anno non hai fatto niente. Quest'anno tu hai speso più di quello che hai incassato. Questa è la verità. Se portiamo ma non è vero, ma scusa, l'Inter ha fatto un mercato. Se l'Inter ha fatto un mercato con 3 prestiti, Lukaku, 2 parametri 0, Nana, Mkhitaryan, 3 prestiti e ha ceduto uno a 20 Pinamonti, l'altro a 15 più bonus e poi piccole operazioni che è arrivata a 45. Non dimentichiamo che quando arriverà il giugno del 23, Lukaku prende un aereo e torna a Londra, perché lui è del Chelsea, non è dell'Inter, Sì.